Oggi continua la mia crociata verso l'inferno e anche verso i dolori di stomaco causati dal cibo piccante. No, non è vero, a me piace il cibo piccante. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Assaggiamo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Come vi ho mostrato la scorsa puntata, questo è uno di quelli molto piccanti. Non per questo io mi fermerò. Il Shin Red Super Spicy. Questo l'ho visto in molti altri video, mukbang sempre, ma anche di altri youtuber che facevano: faccio la challenge di provare il ramen più piccante che ho trovato. Non me ne frega niente a me di fare challenge, io ho fame e voglio assaggiare questo ramen. Cosa che di solito non faccio, vorrei solo leggere quali sono gli ingredienti della polvere piccante. Abbiamo la maltodextrina, il black pepper, il red chili pepper, il chili estratto e il garlic. Vogliamo aggiungere altro? Altra cosa che mi piacerà, ci sono anche i funghi in questo. Beh, è inutile discuterne ancora. Cara Nongshim, è il momento di provarti. Ed eccoci tornati con il nostro piatto. Per qualche motivo lo sfondo è cambiato. Sto usando un supporto perché scotta, perché questi purtroppo col cazzo, sono fatti nel brodo. E a quest'oggi ci avvaliamo anche di un cucchiaio perché voglio assaggiare anche il brodo direttamente. Quindi non indugiamo oltre e assaggiamo e vediamo se i miei colleghi facevano bene a piangere. Signori, il Tadaki Mammata. Andiamo con un altro assaggio un po' più sostanzioso. Allora, devo ammetterlo, rispetto a quelli dell'altra volta, il piccante lo senti subito, ce l'hai subito sulla bocca e sulla lingua. Effettivamente sto iniziando a diventare un po' rosso e me ne rendo conto anche dal video. Ma il sapore è buono, il sapore è proprio buono. Anche qui, come l'altra volta, il condimento in sé non è granché, il grosso appunto lo fa sia la pasta che il piccante, però ci sono i funghi un po' gommosini perché giustamente sono secchi e poi si reidratano, ma sono buoni. Però abbiamo assaggiato la pasta con il brodo, assaggiamo direttamente solo il brodo. Il brodo da solo lo senti molto di più, lo senti veramente forte in bocca, ti rimane proprio il sapore del peperoncino sulle guance, buono per carità. Ma come sempre lo dico, lo ribadisco, non è per tutti. È un sapore molto forte, ma se prendessi solo la pasta, per dire, per carità, chi lo farebbe? La pasta da sola è perfetta. Quindi, prima di continuare il mio sostanzioso pranzo, diamogli il voto. Ora che ho tolto il piatto, il fuoco si è spento. Allora, il voto a livello di sapore, ovviamente, come ho già detto, stiamo molto più basando sul piccante che sul condimento, sul sapore in generale della pasta o comunque del brodo. Ma appunto a livello di sapore, di ingredienti e di pasta in sé, voglio dargli un 7. La qualità è molto buona della pasta, gli ingredienti, come ho già detto, non è che ce ne siano tanto, c'è la solita erba cipollina. A questo giro c'erano i funghi che comunque secchi, idratati. Il sapore era molto buono. La pasta ovviamente ci mette 5 minuti a cuocersi, ma in quei 5 minuti veramente la pasta ha un ottimo sapore, una buona consistenza. Se la mangi solo così, senza il piccante, ti prendi un'altra bustina, che ne so, al sapore di manzo, al sapore di pollo, solo verdure, ma di questa marca, comunque vai sul sicuro perché la pasta è molto buona. A livello di piccante invece voglio dare un 8,5. Voglio dare un 8,5 perché lo sento in bocca e per confermarlo do un'altra tirata del brodo. Lo senti in bocca, però non è una roba che mi stende, cioè non è una roba che mi lascia lì.
sto ancora sano di mente per ora. 8 e mezzo, appunto, perché il piccante lo senti, ha un buon sapore, molto spesso appunto troppo piccante e troppo aspro, troppo acida, troppo scioglie l'interno. Però questa è buona. Come sempre però ribadisco, non per tutti. Ovviamente per chi ama il piccante o per chi vuole cimentarsi in una challenge: guarda quanto piccante mangio. Ovviamente potete fare quello che volete, non sono io a stopparvi. Anzi, ve lo consiglio questo piatto perché è molto buono. Quindi signori, mi rimangono altre 2 buste di ramen istantaneo. Però a questo giro è il momento di finire il mio pranzo. Vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo pranzo. Ciao a tutti.